Sedicesimi funk sul Charleston. In questo esercizio riprendiamo i due disegni del paradiddle. Ricordate? Il primo. Il secondo. Bene, ora eseguirò un pattern con un disegno di Charleston a colpi singoli. La difficoltà sta nel mantenere la stessa compressione sonora, la stessa fluidità e lo stesso timing. Bene, BPM a 88. Bene, ora la cosa si fa un po' più difficile. Manteniamo sempre i disegni di colpi singoli e di paradiddle fra Charleston 1, Charleston 2 e rullante. Ma questa volta gli accenti si spostano di sedicesimi in sedicesimi. Il BPM è sempre di 88.